di questa sera, anche così numerosi. Beh, io sono un medico di professione e uno scrittore per passione. Questo è ciò che faccio e per cui magari qualcuno già Basta. mi conosce. Ecco, stasera non sono l'unico medico, perché poi c'è anche ovviamente Silvana. Diciamo che magari ci dividiamo i compiti. Io faccio un po' di diagnosi adesso, poi la terapia la faccio fare alla Silvana. Beh, no, diagnosi nel senso che occorre capire i fenomeni che stiamo vivendo. Noi sempre più perdiamo anche la consapevolezza di quello che ci sta succedendo, che succede nella società. Ed è pericoloso, perché come in medicina, se uno non si rende conto che c'è un problema, se c'ha gli esami che vanno male, se c'ha il colesterolo alle stelle, se c'ha qualche brutta cosa così trovata da un'ecografia, eccetera, e non se ne cura, dice ma si fa niente, beh, insomma, mette a rischio la sua vita. Allora è importante fare diagnosi, è importante capire che cosa sta succedendo, perché diciamo che il potere dominante ci vuole rassicurare, ci dice no, tranquilli, non sta succedendo niente, va tutto bene, va tutto bene. Parto appunto da un fatto accaduto esattamente un anno fa, l'11 maggio del 2016 veniva approvato il DDL Cirinna. Era l'atto terminale, lo sappiamo, di un lungo processo, di un lungo lavoro fatto per far che cosa? Per concedere diritti a persone che ne erano prive, eccetera. No, fondamentalmente il decreto Cirinnà serviva a stabilire che è lo Stato che decide quale formazione sociale, quale realtà sociale possa essere o meno famiglia. Perché sostanzialmente è questo che ha deciso, che si è, come dire, arrogato il decreto Cirinnà. È lo Stato che potremmo definire uno Stato etico, a questo punto, con tutta la valenza negativa di questo termine, che decide chi è famiglia e chi no. E il nostro è posto ancora dei paletti, tutto sommato, ancora abbastanza ragionevoli, altrove non c'è più limite all'autodeterminazione di chi decide se sono famiglia, cos'è famiglia. Pensate che poco tempo fa, perché appunto il decreto Cirinnà, lo sapete, no? Consente il cosiddetto matrimonio, unione civile, ma poi di fatto lo chiamano matrimonio, tra due persone dello stesso sesso. Ma in altri paesi, come ad esempio gli Stati Uniti, dicevo, il fatto più surreale, sembra quasi comico, poco tempo fa una persona ha chiesto e ottenuto di sposarsi con se stesso. Uno dice, io sono innamorato di me stesso, sono un narcisista, lo è, e dice, chi meglio di me? E si è sposato, cioè ha trovato, vabbè, paghi, ha trovato il giudice di pace che l'ha unito in questo vincolo con se stesso. Ecco, quindi oggi assistiamo anche a paradossi di questo genere. Ma in realtà, appunto, questi casi estremi fanno anche un po' sorridere, però il problema vero è un altro, che c'è da tempo ormai, da tanto tempo, una battaglia, una lotta diretta contro la famiglia. E qui adesso magari qualcuno potrà dire, qualcuno che non la pensa come che è stata questa parte del tavolo, dirà, oddio, adesso ci illustra qualche teoria del complotto, giudeo, pluto, massonico, eccetera, eccetera. No, nessuna teoria, ma fatti. Ci sono tutta una serie di fatti ben precisi che documentano che c'è una storia, almeno perlomeno cinquantennale, di una vera e propria guerra non apertamente dichiarata, ma portata avanti contro la famiglia, contro questa istituzione naturale tra legame che nasce sul legame di un uomo e una donna che esiste da sempre, che esiste da millenni. Perché dà tanto fastidio la famiglia? La famiglia dà più fastidio addirittura dello Stato. Pensate che se è vero che nel secolo scorso, nel Novecento, ci sono state delle rivoluzioni che si ponevano l'obiettivo di
rovesciare gli stati, rovesciare la forma stato di stabilirne delle altre, no? Adesso ormai queste rivoluzioni non ci sono più. Ci sono anche perché forse contano poco gli stati, contano ben altre realtà che sono magari sovrastatali. Ma come dire, l'intento rivoluzionario è passato dal cerchiamo di rovesciare lo Stato a cerchiamo di rovesciare qualcosa che è molto più importante dello Stato, che viene prima dello Stato, come diceva il grande Gilbert Chesterton, ed è la famiglia, che è la prima vera comunità. E quindi la famiglia è oggetto da almeno, ripeto, 50 anni di una offensiva ideologica feroce, magari subdola, ma comunque che ha delle, come dire, ha portato avanti tutta una serie di obiettivi che, ahimè, lentamente e progressivamente ha anche raggiunto. Possiamo dire che una delle fasi principali della lotta, della guerra contro la famiglia, inizia più o meno 50 anni fa, cioè nel 1968. 1968 che sì, è l'anno della famosa rivolta degli studenti di maggio, la fantasia al potere, ma che bello, più giustizia, più libertà, eccetera, eccetera. Questa era l'apparenza. Poi sappiamo che altrove, specialmente nel nostro paese, quella rivoluzione del 68 è andata realizzandosi, oltre che sul piano politico, anzi, forse sul piano politico alla fine non ha conquistato un bel niente, ma ha cambiato drasticamente i costumi. Si è scatenata non tanto appunto contro lo Stato, contro le istituzioni, ma si è scatenata contro il modo di essere, contro il modo di vivere, contro quella che era la moralità del tempo. Una vera e propria rivoluzione che si è realizzata. Pensate che anni prima, invece, un grande pensatore rivoluzionario fallito, che vide fallire le sue istanze rivoluzionarie, che era Antonio Gramsci, scrisse che in Italia la rivoluzione era fallita perché il paese era troppo religioso, perché la gente era troppo religiosa e la religiosità era stata un ostacolo, quindi, alla realizzazione della rivoluzione. Non so se Gramsci sia stato letto, certamente lo è stato, magari anche fuori dall'Italia, ma si può dire che proprio tutte le organizzazioni, tutte le realtà, e ripeto, non è dietrologia, non è complotto, Giudo, Pluto, Paperino, sono proprio fatti, nomi, persone, associazioni, enti, fondazioni che hanno lavorato a questo, hanno lavorato appunto per cercare di rimuovere la famiglia. È chiaro che per combattere la famiglia devi combattere anche la religione, secondo dal suo punto di vista, corretta analisi di Gramsci. La rivoluzione non è passata perché questo paese, l'Italia, è troppo cattolico. Allora come si fa a togliere, come dire, questo peso, questo valore, questa importanza alla famiglia? Colpiamo alcuni aspetti, facciamo anche paura, seminiamo anche terrore. Il 68 è un anno, ripeto, non c'è soltanto i moti di maggio, gli studenti, eccetera, eccetera, ci sono anche altre cose. Innanzitutto c'è un tentativo libertario che avviene nell'allora Cecoslovacchia di cercare di trovare un po' più di libertà, ma che viene represso nel sangue dall'Unione Sovietica. Ma forse questo era fin troppo eclatante, no? Era, come dire, un potere ideologico che già per il tempo cominciava a far vedere i propri limiti, ma in realtà, ripeto, paradossalmente altre rivoluzioni partivano nel 68. Nel 68 esce un libro di un biologo americano della prestigiosa Università di Stanford che si chiamava Paul Ehrlich, e questo libro si chiamava The Population Bomb, cioè la bomba della popolazione. Per tutti gli anni 60 l'ossessione di molte centrali di potere, di molte organizzazioni, ad esempio legate, promosse, finanziate dall'ONU, lavorarono proprio in questo senso. Siamo troppi, il mondo è sovrappopolato, bisogna assolutamente controllare le nascite.
Il discorso del controllo delle nascite in realtà era nato molto prima, era nato alla fine dell'Ottocento in Inghilterra, quando un pensatore che si chiamava Malthus, a fronte del crescere della popolazione anche povera della sua Inghilterra, di quello che vedeva, vedeva gli straccioni di Londra, eccetera, cosa disse? Non disse aumentiamo, come dire, il benessere per questa popolazione, no, disse togliamo di mezzo questo surplus. Non disse la torta, o meglio, lui disse la torta è questa e le fette più di tanto non si possono dividere. Beh, una risposta poteva essere facciamo più torte, invece no, la torta rimane questa, togliamo i commensali da tavola. Per cui propose per primo il controllo delle nascite. Negli anni 60, dopo questo libro che fece uno scalpore incredibile, Paul Ehrlich, perché lui diceva negli anni 70 e negli anni 80 state tranquilli che ci saranno delle spaventose carestie, moriranno decine di milioni di persone, non è successo niente, però tutti gli davano retta. E quindi, di fronte al siamo troppi, bisognava introdurre tutta una serie di misure per diminuire drasticamente la natalità. Questo ha avuto successo. L'Occidente oggi è in una sorta di collasso demografico. La nostra popolazione sta diminuendo drasticamente. E questo adesso è anche il modo con cui giustificano, viene giustificata l'emigrazione, dice, per forza siamo pochi, quindi deve venire altra gente per sostituire quelli che non ci sono più. Peccato che non si dica per quale motivo la popolazione è calata così tanto. Questo era uno appunto, degli eventi importanti del 68. Ce n'è un altro, un evento significativo nel 68. Qualcuno capì anche abbastanza, diciamo, profeticamente all'interno della Chiesa che cosa stava avvenendo, che tipo di offensiva era stata scatenata contro la famiglia. E fu Papa Paolo VI. E Paolo VI scrisse un'enciclica che si chiamava Umane Vitae, che parlava proprio di questo, proprio era una risposta a queste teorie della sovrappopolazione che ovviamente poi comportavano l'imposizione, la proposta, ma per i paesi del terzo mondo, dice, poi non sono capaci di decidere da soli, quindi inondiamoli di preservativi, inondiamoli di pillole anticoncezionali e quant'altro. Invece mi faccio carico io della risposta alla seconda parte, che è importantissima, la Chiesa. Abbiamo visto appunto nell'analisi di pensatori rivoluzionari da Gramsci in poi, quanto appunto prendessero in considerazione la Chiesa come un ostacolo, un grosso ostacolo alla rivoluzione. E allora come rimuovere questo ostacolo? In due modi, ci sono due modi per combattere la Chiesa, la persecuzione e l'apostasia. Adolf Hitler diceva: io non voglio fare dei martiri, io voglio degli apostati, cioè voleva che la gente abbandonasse il cristianesimo. Appunto, 500 anni fa, nell'Inghilterra di Enrico VIII e di Tommaso Moro, c'erano i martiri, ma poi quello che interessava a Enrico VIII era di distruggere la Chiesa facendo passare i cattolici dalla sua parte. E cosa fece? Appunto, sedusse in qualche modo i vescovi perché apostatizzassero. E tutti, ahimè, tutti i vescovi inglesi, meno uno, il vescovo di Rochester, John Fisher, diventarono anglicani, quindi voltarono le spalle alla verità. Quindi tu puoi o uccidere, o fare dei martiri, o fare degli apostati. Per questo la strategia anticristiana oggi cerca anche questo. Cerchiamo di infilarci nella Chiesa, cerchiamo di tirare qualcuno dalla nostra parte, ma non perché lascino la Chiesa, perché ci stiano dentro, ma lavorando però per noi. È quel pensiero non cattolico presente nella Chiesa cattolica, di cui, visto che ho già citato in precedenza il vostro concittadino Paolo VI, parlava proprio Paolo VI 50 anni fa, che diceva, caspita, un po' illuso, poverino, diceva, pensavamo che dopo il concilio sarebbe venuta una stagione di rinascita, il fumo di Satana è entrato nella Chiesa e c'è un pensiero non cattolico. E beh sì, è entrato 50 anni fa,
quel pensiero, quando dicevo l'umane vite, cioè le opposizioni più dure erano all'interno della Chiesa, i teologi che dicevano no, è inaccettabile. Quindi non mi meraviglia e non mi stupisce che ci siano queste posizioni non cattoliche all'interno della Chiesa Cattolica, fatte proprio magari da esponenti, dal teologo di turno, dal vescovo alla moda, che vuole, come dire, ottenere magari l'applauso del mondo. Ecco, non è difficile riconoscere invece quando un vescovo, un prelato, qualcuno, come dire, è nella verità, perché il mondo non lo apprezzerà, perché il mondo lo odierà, perché il mondo lo perseguiterà. E allora, come dire, c'è un magistero molto chiaro, ripeto, l'umane vitae non è che sia lettera morta, non è che perché una cosa era scritta un papa che non c'è più non è valida, vale ancora, così come vale ancora, più che mai valido, tutto il magistero sulla famiglia di Giovanni Paolo II, che è stato veramente il defensor famiglie nel termine del secolo scorso. E quindi io credo e mi auguro che, uno, dobbiamo riprendere quel magistero chiaro, lucido, preciso, indiscusso, uno, riprenderlo e poi augurarci magari che venga un Giovanni Paolo III. Non per niente, una delle encicliche meravigliose di Giovanni Paolo II, mi scriveva apposta, si chiamava Veritatis Splendor.